Prima di parlare di un'ampia pagina di politica, dove tra le altre cose vi faremo vedere che l'acqua in via Bari, come per miracolo, è tornata. È tornata alla grande, cioè in dialetto si dice un fruscio d'acqua che non finisce mai. Parliamo ancora di cronaca. Ricorderete sicuramente un'intervista che abbiamo realizzato e che ha fatto molto clamore anche a livello nazionale con l'ex capitano Mario Ciancarella. Mario Ciancarella era un capitano che ha fatto delle dichiarazioni dirompenti su quella che è stata la strage di Ustica 1982, 27 anni dopo non c'è una verità. In una prima parte di un'intervista che abbiamo realizzato con l'ex capitano radiato con una firma falsa del presidente Pertini, è stato accertato che la firma era falsa, ma non c'è nessun giudice, anche perché eventualmente il reato dopo 27 anni è caduto in prescrizione, perché qua funziona così. Adesso ci spiega perché non si vuole arrivare alla verità su Ustica e perché il giudice priore, dove è stato ascoltato per diverse volte, non ha voluto accettare la sua versione. Un altro casualità, causalità, dopo Ustica ben 22 persone coinvolte come uomini radar o ufficiali sono morti per cause ancora da accertare e non certo per cause naturali. Seconda puntata, Mario Ciancarella, partiamo dal fatto che sei stato espulso con una firma falsa del presidente, si è scoperto che è falsa, ma non succede niente, siamo in Italia? Siamo in questo paese, purtroppo, che ha una bellissima Costituzione e dei funzionari che la applicano molto poco. E eravamo rimasti, diciamo, quanti sono quelli che sono rimasti vivi e poi sono morti dopo Ustica? Siamo a 22, credo. 22 salvo aggiunte varie di persone che collateralmente possono essere morte. Corleone, un maresciallo che viene trovato morto sulla strada per Castellammare del Golfo in una piazzola di sosta e non si riesce a leggere o a capire come e perché? Potrebbe starci anche quello. Il problema è di una magistratura che rischia di rimanere invischiata nel suo caso e non ha forse neanche gli strumenti reali per poter guardare un caso in un contesto più ampio. Almeno questo fu quello che mi disse per esempio Priore per il caso di Sandro Marcucci. E allora, per ricordare la memoria ai nostri telespettatori, stiamo parlando del caso Ustica, stiamo parlando di 27 anni fa, stiamo parlando che ancora non è venuta alla luce nessuna verità o quantomeno delle verità, come le definiresti tu? Io le definirei, sono venute fuori solo le bugie, che hanno trovato addirittura il timbro della magistratura nei due processi che ci sono stati, perché la costruzione di una imputazione senza entrare nel merito delle responsabilità, ma accusando semplicemente dei generali di aver genericamente ostacolato le capacità governative, mi sembrava davvero poco. L'avevo scritto nel 99 a Priore, che con quel tipo di comportamento aveva già firmato la sentenza di assoluzione dei suoi stessi imputati. Una domanda sorge spontanea: come mai Mario Ciancarella è ancora vivo? Mario Ciancarella è ancora vivo per tre fattori. Il primo è il mio modo di lavoro, cioè io ho sempre fatto sapere con un certo anticipo chi avrebbero potuto essere le persone che avrebbero avuto interesse a togliermi la vita. Il secondo è che per Mario Ciancarella è stato deciso un altro tipo di omicidio, cioè l'omicidio civile,
quello che ti isola da tutto il mondo. La delegittimazione. La delegittimazione totale anche nei confronti della famiglia, direttamente operando sui rapporti familiari. E per ora abbiamo resistito e andiamo avanti. E noi alla fine avevamo chiuso la nostra prima parte di un'intervista dicendo siamo stati noi, cioè ad abbattere il DC9 è stata, diciamo, l'aviazione? L'aeronautica militare italiana. Perfetto. E a prova di ciò hai portato particolari molto, molto interessanti. Al vaglio di nessun magistrato? Nessun magistrato, sono cose che sono state vagliate dal giudice priore, il quale ha concluso con tre parole dicendo che sono un portatore inconsapevole di elementi depistanti. E facciamo così, talmente hai depistato, cosa si è fatto adesso che si è scoperto che la firma del Presidente Pertini era falsa e che quindi dovrebbero reintegrare? Nulla. Un mio allora sei un depistante forte. Sono molto depistante. Un mio esposto alla Procura qui di Roma si è concluso con un'archiviazione fantasmagorica, nel senso che io sono stato informato della richiesta al GIP dell'archiviazione, quando in realtà il pubblico ministero aveva già deciso l'archiviazione, argomentandola in questa maniera. L'esposto non è ricevibile in quanto da considerarsi anonimo perché consegnato per via postale e non tramite i carabinieri. E quindi questo impedisce qualsiasi atto istruttorio e indagine preliminare. Ma anche se avessimo indagato, nulla a prima vista, scrive, fa ritenere che dai fatti emergano rilevanze penali. Ma anche se ci fossero rilevanze penali, essendo state consumate prima dell'84, sono in prescrizione. E allora a questo punto, secondo te in che stato siamo? Come stato, come nazione? Siamo in uno stato che ha una delle più belle costituzioni del mondo, siamo in uno stato che ha uno dei popoli più belli del mondo, siamo in uno stato che ha i funzionari e la maggioranza dei cittadini che si lasciano affabulare dagli interessi di potere, che inseguono esclusivamente il potere e che sono disponibili a qualsiasi patto col diavolo pur di mantenere il potere. A questo punto possiamo dire che la verità su Ustica non verrà fuori mai. La verità di Ustica c'è, l'importante è che ci sia una volontà politica per farla emergere, e questa è una domanda che va rivolta a livello politico. Dopo 27 anni ti diranno che è caduto in prescrizione, anche se verità c'è. Ma vedi, il problema non è, io non sono un giustizialista, cioè non mi interessano le responsabilità penali. Per quanto possano essere prescritte le responsabilità penali, bisogna che politicamente si assuma la responsabilità di quello che è avvenuto, dicendo la verità. Io ho scritto in questi giorni alla procuratrice di Roma ponendole un semplicissimo problema. Se io erede vengo scippato della mia eredità a seguito della falsificazione di un testamento olografo, me ne accorgo dopo 20 anni e ho la prova, non posso andare da chi mi ha rubato i miei beni e dirgli ridammeli, devo andare da un magistrato a dirgli accerti che questo è un falso e quindi mi restituisca indipendentemente dalle responsabilità penali perseguibili di quella persona. Se non c'è questa volontà di dire la verità, di fare verità, anche se non è più possibile fare giustizia, e allora questo è un paese perdente. Quindi Mario Ciancarella, radiato dall'aeronautica con una firma falsa dell'allora presidente Pertini, Pertini non c'entra niente perché la firma era falsa, fa delle dichiarazioni dirompenti, le ha fatte anche in televisione, ma non viene nemmeno né smentito né querelato, c'è qualcosa che non va, quindi siamo ancora alla ricerca della verità su Ustica.